faccio partire il video. Ok, allora buonasera a tutte e tutti. Vedo che si stanno collegando ancora delle altre persone. Ci spostiamo per questa puntata delle conferenze, degli incontri dal Messico. L'ultimo incontro è stato proprio sul Messico e sulla cucina messicana, a invece il Brasile. E abbiamo qui con noi la professoressa Odara Ortaboscolo, che è stata parte anche dell'Università di Scienze Gastronomiche, ha lavorato come un progetto postdoc proprio nel contesto della nostra università. E adesso è professoressa associata all'Università del Federal Fluminense. Il tema di oggi, a mio avviso, è molto interessante perché va ad analizzare le linee di ricerca del Laboratorio di Botanica Economica e Etnobotanica della sua università. E quindi avremo modo di ragionare insieme a lei sugli studi che sono condotti dal laboratorio e in generale, come posso dire, all'interno di questo contesto di ricerca. E poi più in generale, forse sugli interessi di ricerca che riguardano la professoressa Boscolo. Quindi, Odara, io ti lascio la parola. Solitamente facciamo mezz'ora, 40 minuti. Vedi tu, ecco, se vuoi di più, di meno, come preferisci. E poi raccogliamo le domande, iniziamo un dialogo, proviamo a discutere un po' su queste tematiche. Ok, per la presentazione faccio io. Faccio io. Ah, ok. Faccio partire subito. Eccola. Buonasera per voi, qui siamo all'1 ora del pomeriggio. Grazie a tutti, per me è un piacere essere qui con voi. Mi dispiace il mio italiano, però oggi vi presento le principali linee di ricerca in etnobotanica che svolgiamo qui nella nostra università. Può passare? Passo io? Ah, sì. Come ha detto il professore Gabriele, sono professoressa associata alla Università Federale Fluminense, che si trova a Rio de Janeiro, qui in Brasile, e coordino il laboratorio di botanica ed etnobotanica alla BOTE. Può passare? Sono laureata in biologia per la Università Federal do Rio de Janeiro. Ho fatto il master, né, il dottorato in etnobotanica nel Museo Nazionale, che è un museo di storia naturale che appartiene alla UFRJ. Ho cominciato in 2018. 19, adesso non lo so più, il postdoc con il professore Pierone in evoluzioni e adattamento di pratiche alimentari nella USNIC. Sto finendo la ricerca, vou passare. Il nostro laboratorio lavora con la botanica, la etnobotanica, botanica economica, e facciamo la parte di identificazione anche, la tassonomia, la identificazione delle piante. Non ho messo le foto per fare
No, non c'è problema. E saltato. altro... No, no, no. E altro punto importante della nostra ricerca è la piante alimentari, che chiamiamo PANC, piante alimentari non convenzionali, ossia quelle chiamate selvatiche, spontanee. Ricerchiamo anche piante medicinali, i piante usate nei rituali, piante di uso simbolico, principalmente quelle che hanno una connessione alle religioni afro-brasiliane. Altre linee che si inseriscono tra i casi studio che presenterò in seguito sono ricerca con le comunità tradizionali, sapere tradizionale, proprietà intellettuale, come i brevetti, indicazioni geografiche, conflitti sociali, trasmissione dei saperi ed erosione culturale, e pratiche alimentari, identità gastronomiche e immigrazione. Questi studi si occupano di un'analisi quantitativa e qualitativa dell'uso delle specie vegetali dei loro prodotti, dai saperi tradizionali delle comunità, e anche stabilire questa relazione tra la disponibilità e la diversità delle risorse vegetali utilizzate. Qui il mapa del Brasile. Stava parlando prima con Gabriele che qui in Brasile non abbiamo le province italiane. Qui abbiamo gli stati. Questo è uno stato Cuiabá, questo Minas Gerais, questo è stato del Rio de Janeiro, dove svolgiamo le nostre ricerche. Il primo studio casi sono questi studi etnobotanici nel Parco Nazionale della Restinga di Jurubatiba. Ah, è un peccato che le foto sono... No, non lo so se sapete che significa la parola restinga, però restinga è questa vegetazione che cresce su questo terreno sabbioso, no? È una interfaccia tra l'ambiente marino e questo ambiente terrestre, della pianura costiera. È un ambiente di grande fragilità perché è costantemente colpito da processi naturali, né? Di deposizione, di erosione marina, drenaggio del fiume. E questo parco è molto, molto interessante perché c'è 44 chilometri di spiagge. Ci sono 18 lagune costiere molto belle, di grande interesse ecologico, e è un rifugio per specie di fauna e flora che sono a rischio di estinzione. E in questo parco c'è la coesistenza della salvaguardia di questo ambiente con lo sviluppo sostenibile di una popolazione di pescatori tradizionali che già pescava in quest'area prima della creazione di questo parco. Può passare? Un'altra ricerca di etnobotanica è stata sviluppata in quest'area, un'area forestale, né? Un'area molto bella di foresta atlantica, molto umida, molto verde, che si chiama Studi Etnobotanici nell'area forestale atlantica. La ricerca è sviluppata in questa
ter duas comunidades, Gaudinópolis e Rio Bonito, e in queste comunità, scusa, questo studio si concentra sulle specie vegetali, usi e prodotti basati sui saperi locali, né? Considerando che un cambiamento che queste popolazioni hanno sofferto nel loro modo di vivere. In quest'area l'artigianato è molto, molto famoso, è molto comune, utilizza i prodotti forestali e questa pianta, non lo so se conoscete, però si chiama igname, o in inglese si chiama taro, è una colocasia succulenta della famiglia Aracea. È molto piantata in questa regione, in cui si produce innumerevoli piatti, dolci, salate, anche bevande, tutto con questa pianta. Può passare. Un altro progetto che si chiama Etnobotanica di specie vegetali native brasiliane con potenziale economico. Prima ricerca che abbiamo fatto è con la famiglia di Escoriacea e questo progetto intende a contribuire ad aumentare il numero di specie autoctone utilizzate per l'alimentazione, anche ottenere informazioni sui loro usi e incoraggiarne l'uso diretto. Pensiamo che la produzione alimentare mondiale dipende solo da 150 specie vegetali, né? Che è un assurdo. Il Brasile ospita la più grande biodiversità del pianeta e molte specie ancora sono sconosciute alla scienza. E la maggior parte dell'attività economica nazionale sono basate su specie esotiche. Questo è un esempio, è un cará della famiglia di Escoriacea, né? Può passare. La famiglia di Escoriacea c'è 400 specie, è una famiglia pantropicale, di distribuzione pantropicale. Qui in Brasile abbiamo 132 specie. Che si trovano negli habitat più diversi, sono tubercoli e anche ci sono questi aerei, può passare. E qui, torna per favore. E questa famiglia c'è un grande potenziale economico che è inutilizzato, né? Il loro sistema sotterraneo ha un grande valore nutritivo e può essere una buona alternativa per il consumo umano, né? E la biodiversità brasiliana può sostenere gran parte di questo approvvigionamento alimentare, che è qui per noi è sottovalutato. E questo progetto contribuisce alla perdita di utilizzo in modo sostenibile per combattere la malnutrizione. Può passare. Questo è un progetto che per me è molto carino. È un progetto che si chiama Conoscendo altre piante alimentari, né? È una ricerca con le piante alimentari non convenzionali se pensiamo che i nostri antenati conoscevano e usavano circa di 5.000 tipi di vegetali e oggi utilizziamo solo 130 specie, né? Molto, molto poco. No, 95% del nostro fabbisogno alimentare è coperto solo da 30 piante, né? Più della metà dei nutrienti proviene da mais, riso e grano.
Questo non è solo per il Brasile, è per tutto il mondo, penso io, no? Le grandi città ricevono quotidianamente le stesse tipologie di piante destinate all'alimentazione. Questo impoverisce il menù della popolazione e la biodiversità locale. Pertanto, queste piante dette selvatiche hanno un grande potenziale nutritivo e possono svolgere un ruolo importante come supplemento alla dieta, anche fonte di reddito complementare per le persone che lavorano in campagna, sistematizzazione delle persone in campagna, riduzione dell'impatto ambientale e valorizzazione delle risorse naturali. Può passare. E questo progetto incoraggia, no, lo studio e l'uso di piante autoctone con potenziali alimentari. Qui sono esempi di alcune piante che usiamo qui a Rio. Perché dipende dal posto, né? Ogni posto c'è la sua pianta, la sua conoscenza. Qui usiamo molto la Berduelga, che è una portulaca oleracea, un cactus chiamato figo da India, questa è la taioba. Usiamo molto, molto, è meravigliosa. È Xanthosoma sagittifolia. Questo è il nostro ibisco. E adesso, parlare di panche, piante alimentari non convenzionali è molto, molto di moda qui in Brasile. E anche i chef famosi come Alex Atala ne incoraggiano l'uso di queste piante. Passare. È un progetto molto interessante perché questo progetto prevede la realizzazione di attività pratiche nelle scuole, progetti sociali, altre università e anche pubblico esterno, cioè comunità in generale. Qui sono io, i miei studenti, in un progetto sociale e sviluppiamo anche i giochi educativi per fare questa distinzione, che è per mangiare e che non si può mangiare, se è tossica la pianta, se non è tossica, attraverso di questi giochi. E produciamo anche queste ricette con le piante. Sono gli studenti che fanno queste ricette e sono bellissime. Può passare. Questo è un altro progetto che è in fase di sviluppo, che è un'applicazione che aiuta identificare in loco attraverso di una chiave di identificazione se le piante sono commestibili o no, si presentano questo rischio di intossicazione, però è in sviluppo perché per noi è un po' difficile perché bisogna di sapere intelligenza artificiale, però è passerò in fretta, può passare. E adesso questo progetto è un grande progetto che è suddiviso in numerosi sottoprogetti, uno per ogni comunità. Tá? Questa è una piccola parte della città di Niterói, è una città nello stato del Rio de Janeiro anche. Qui ci sono molte comunità tradizionali.
rurale, pescatori, quilombola, comunità urbane. E qui abito qui vicino al mare, e questa parte si chiama regione oceanica perché è vicino al mare. Ci sono anche lagune, c'è un po' di restinga, è una regione molto molto bella e qui si trova comunità tradizionale. Può passare. Un'altra volta la mappa del Brasile, un'altra volta qui lo stato del Rio. Può passare. Ho parlato con Gabriele prima che qui è lo stato del Rio de Janeiro. Dentro c'è la città del Rio de Janeiro, che è il capoluogo dello Stato. Qui è Niterói, una città molto vicina, dove si trova la mia università, e questa parte qui è la regione oceanica, dove facciamo le nostre ricerche. Può passare. Ci sono tanti sottoprogetti. Ho preso solo alcuni per fare esempi. Il primo, questo è molto interessante, che si chiama Etno Investigazione del Servizio di Feijoada del Quilombo do Grotão, Niterói, e suo potenziale di protezione mediante indicazione geografica. Ossia, è un progetto che fa questa connessione tra il cibo molto, molto tradizionale per noi, che è la feijoada, che dopo parlo meglio, e questa comunità che si chiama quilombolas, ossia quilombo. Quilombo, nella lingua banto, una lingua africana, significa guerriero della foresta. Va passare. Questo quilombo, o plurale, quilombos, sono comunità formate da resti di fuggitivo della schiavitù in Brasile. Risale al periodo coloniale e questi luoghi sono diventati centri di resistenza per gli schiavi neri che sfuggivano ai lavori forzati in Brasile. Il funzionamento dei quilombos considera le diverse attività come agricoltura, estrazione, allevamento di animali, eccetera. In questi luoghi i neri hanno cercato di far rivivere le loro tradizioni africane. È un posto dove loro possono adorare i loro dei e praticare le loro danze e musica. Oggi, qui a Niterói, si trova il Quilombo do Grotão, che oggi è diventato una roccaforte della cultura nera, dove i suoi residenti cercano di salvare le loro tradizioni afro-brasiliane. Può passare. Questo è il posto dove si trova il Quilombo do Grotão, è in mezzo a un bosco, una foresta, è un posto bellissimo, molto verde. Questo è il capo che si chiama Renatão, un grande Renato perché lui è grandissimo, e la sua famiglia. Può passare. Ah, in questo posto si fa un piatto molto famoso per noi brasiliani che si chiama feijoada. Feijoada è una miscela di fagioli neri con vari tipi di carni, maiali, manzo, e viene servito con la farofa, che è una farina di manioca tostata,
per gli italiani sembrano come una sabbia, però è molto molto tipico. Questa è la couve, sembra un cavolo, il riso bianco, questa è la feijoada, e anche qui il torresmo. È la pelle con grasso di maiale, dopo è fritta. Questo è un piatto fatto in questo forno a legna. Può passare, per favore. Però quando si fa questa feijoada in questo posto, in questa comunità, c'è anche il samba. Samba è un genere musicale brasiliano che ha avuto origine nella comunità urbana afro-brasiliana di Rio de Janeiro all'inizio del XX secolo. E oggi il Quilombo do Grotão offre questo servizio gastronomico di feijoada più il circolo di samba. Gabriele, non lo so perché ho messo tre video Sì. per far qui non si, si può accessare. Proviamo. Non riesco a. Non è bisogno passare tutto, è solo per fare per dare un'occhiata. Sai che Chi non è ci questo riesco. servizio? Perché non riesco a cliccarci sopra, non c'è il link, cioè c'è il link, ma sulla presentazione non riesco a prenderla. Io ce l'ho aperto qui il mio computer, non lo so come posso fare Allora per. mettilo nella chat e io lo apro. Sì. Perfetto, Se metti nella chat il link, io lo apro. perché è interessante vedere questo. Questo è un poster di questa festa che è famosa. Qui delivery della tradizionale feijoada nel forno a legna del Quilombo. Durante la pandemia non c'è questo servizio, però c'è il delivery della feijoada. Ok, quale metto dei tre video? Può Qual è essere il primo. il primo? Il Ok, allora aspetta. primo è il samba delle donne. Sono Ok. le donne facendo il samba Allora. e apparisce un po' della feijoada Sì? essendo fatta nel fuoco. Ok, aspetta che arrivo. Devo condividere lo schermo. Non sapevo che era così. No problem.
Ah, peccato che se no, non si può sentire la canzone. Mi spiace che non si riesca a sentire bene. Allora, stacco di qua e riprendo dal link, poi piuttosto metto i link in chat così chi vuole se li può vedere e Sì. riprendo da dove ci siamo fermati, ovvero di qua. Sì, possiamo tornare. Ho lasciato questi link Sì. per fare sentire la canzone e vedere il servizio che ha fatto lì. Però non c'è problema. Chi Ok. è curioso, vedi dopo. Sì, assolutamente. Allora, eravamo arrivati qui. Benissimo. Sì. Ah, e questa ricerca. Ai. Questa ricerca ha raccolto i dati in modo che questa comunità possa chiedere la registrazione di indicazione geografica per il servizio gastronomico. Questa indicazione geografica, né? Non entrerò nella spiegazione che è un'indicazione geografica, però identifica l'origine di un prodotto o servizio che possiede determinate qualità grazie alla sua origine geografica o che ha origine in un luogo noto per quel prodotto o servizio. Qui in Brasile, la legge dell'indicazione geografica si può fare per un servizio anche, non solo il prodotto. Sì? E pensiamo che dopo questa ricerca, questa protezione si è concessa una IG per questo quilombo, per questo servizio, si può preservare le tradizioni locali, differenziare i prodotti e i servizi e migliorare l'accesso al mercato e promuovere lo sviluppo regionale, generando reddito per questi produttori, in questo caso il Quilombo do Grotão, perché sono i fornitori di questo servizio. Sarebbe una forma di protezione e generazione di reddito per questa comunità. Può passare. Questo è solo per un esempio di una ricerca che ha coinvolto i conflitti sociali. È una comunità che chiamiamo di Caiçaras, che sono abitanti tradizionali della nostra costa, formati di questo incrocio tra indigeni, bianchi e neri, e loro c'è come tradizione la pesca artigianale. Può passare. Questa è la spiaggia del Sossego, dove è sviluppata questa ricerca. È il sentiero dove scende a questa spiaggia, dove abitavano famiglie di pescatori artigianali, i Caiçaras, però nel luglio del 2015 due delle tre case in questo sito sono state demolite, lasciando solo una casa abitata adesso da 12 residenti. Questa ricerca ha raccolto documenti e dati che dimostrano il suo riconoscimento come famiglia tradizionale caiçara e possono aiutare i restanti, i residenti a non essere allontanati dai loro territori originali, perché rappresenterebbe un'aggressione contro la cultura tradizionale e l'attività di pesca artigianale di questa regione. Può passare? È stato proprio un giorno molto triste quando sono demolite le case.
Andiamo per finire in tempo. Questo è un altro lavoro, un'altra ricerca che mi piace molto, che è con le piante ritualistiche e lavoriamo con la Umbanda. Umbanda è una religione brasiliana. Si forma all'inizio del XX secolo in Brasile, dalla sintesi con altre religioni come Candomblé, Cattolicesimo e Spiritismo. Questa religione crede negli orixás. Orixás sono entità rappresentate dalla natura. Qui in questa foto si può vedere Oxum, Iansã, Iemanjá e tante entità, e queste entità sono alleate delle persone, le aiutano, proteggono e guidano, e possiamo sapere quale orixá mi protegge dopo un rituale religioso. Va passare. Le piante in questa religione hanno c'è una grande influenza, sono presenti in bagni di purificazione, nelle bevande, cibi rituali, cremazioni, incensiere, eccetera. Queste piante hanno un valore sacrale e simbolico che vengono utilizzate nei rituali. Ci sono quelle di valore medicinale o terapeutico, o quelle di uso curativi e simbolici. Questa religione lavora con una persona, questa è una foto di un rituale. In bianco queste persone sono i medium. Medium è l'individuo che lavora in questa religione, che serve da mezzo, né? Un strumento di comunicazione tra spiriti incarnati e spiriti disincarnati. Sarebbe uno che serve da collegamento con il mondo spirituale e serve da mezzo, né? Affinché questo spirito si manifesti nel mondo materiale. Può passare. Questo è un esempio, è la festa di Iemanjá che abbiamo avuto a febbraio adesso. Iemanjá è una orixá, lei è la madre di tutti, quasi tutti gli orixá. È venerata, rispettata dai pescatori perché è la regina del mare. E nel nostro sincretismo religioso, Iemanjá è una entità che corrisponde alla Maria, la madre di Gesù. Qui non si può vedere bene, però erano le foto di questo rituale con i cibi, con le piante. Questa è la leader del rituale, è un po' rannicchiata perché è incorporata con un spirito anziano, è bellissimo, può passare. Bom, finendo, sto parlando in fretta per non mi fare molto lungo. Questa è l'ultima ricerca che ho fatto con il professore Pierone, il Dauro Mattia Zocchi, dalla UNISG. È la mia ricerca di postdoc, che si chiama La costruzione dell'identità gastronomica della comunità veneta a San João del Rei, che è una città, in altro stato, vicino a Rio, che si chiama Minas Gerais, strategie di evoluzione e adattamento delle pratiche alimentari. Queste sono foto della città di San João del Rei. E dopo che ho analizzato le fonti relative all'immigrazione italiana in Brasile,
ho visto che c'è una grande concentrazione di migranti di origine veneta in questa regione del territorio brasiliano. Ci sono diversi studi sulla cucina italo-brasiliana nelle comunità urbane, come a São Paulo, a sud del Brasile, però le pratiche alimentari e gastronomiche dei discendenti degli immigranti veneti, in particolare quelli che vivono in zone rurali, non sono studiati in profondità. Però è un lavoro che Pieroni dice che è un lavoro che per me è un lavoro di cuore, perché il mio papà è nato in questa città. Io vengo di una famiglia italiana, da Boscolo, né? Discendente di Veneti, e è molto curioso, è divertente, perché ci sono tanti italiani in Brasile. E loro non. Ma passiamo, perché parlo, non mi smesso dopo. In questo posto è una zona molto rurale e la gastronomia italiana c'è un grande prestigio internazionale, e la promozione di questo patrimonio gastronomico nel territorio brasiliano e più precisamente nella regione del Minas Gerais potrebbe essere un motore per lo sviluppo dell'economia locale. E questa ricerca si propone di analizzare l'evoluzione nel tempo delle pratiche alimentari della comunità discendente italiana che è stata stabilita in questa città, São João del Rei, per conoscere le strategie di adattamento, i cambiamenti nella dieta dell'immigrante, e se c'è una conservazione dell'identità gastronomica della comunità veneta, anche contribuire alla valorizzazione e promozione dei territori allo scopo di sviluppare iniziative capaci di creare circuiti virtuosi con ricadute positive sulla valorizzazione del patrimonio gastronomico, ma anche dell'economia locale. Qui possiamo vedere questa influenza italiana, le paste artigianali. Qui c'è un rosmarino bellissimo, il formaggio che ha fatto artigianale, anche un mulino di mais. Per fare la polenta, può passare. Questo è gli obiettivi specifici di questa ricerca. Prima, fare un'analisi del flusso migratorio dal Veneto al Brasile in questo periodo. Abbiamo fatto anche una ricerca bibliografica su com'era il cibo in Veneto nell'Ottocento, un periodo, né, precedente a questo flusso, a individuare i prodotti, i ricetti legati al contesto regionale del Veneto, dell'Ottocento, elaborare un elenco di prodotti vegetali e animali consumati nel periodo antecedente il flusso migratorio, indagare come è stata l'alimentazione della prima generazione di immigrati veneti e se ha o no, questa continuità delle tradizioni gastronomiche. Identificare i prodotti di origine brasiliana introdotti nella dieta degli immigrati e fare, un inventario di questi prodotti alimentari, delle pratiche gastronomiche che caratterizzano la cucina della comunità di migranti veneti a São João del Rei. Può passare. Un'altra volta la mappa del Brasile, questo è lo stato di Minas Gerais. E
Qui possiamo vedere la città dove ci sono i discendenti oggi di questo flusso migratorio del 1888 che è venuto qui in Brasile. Fa passare. Ah, questa città, São João del Rei, è suddivisa in cinque colonie. Colônia do Marçal, Colônia do Felizardo, Colônia do Bengo, Colônia do Recondengo, Colônia do Giarola. Qui è un cartello stradale dove possiamo vedere l'indicazione delle colonie. È un posto molto rurale. Qui sono io e una studente aiutando a fare la festa degli immigrati, qui ci sono le foto delle de famiglie italiane. Questo è un quadro molto curioso perché ci sono tutti i cognomi italiani che si trova in questa città. Questo è un esempio di tradizione della polenta messa nella panara, tagliata con questo filo. Il cappelletti, tante paste e salse. Può passare. Come ho detto, è una zona molto rurale. Queste donne sono i discendenti italiani facendo il risotto. Risotto in questa città è molto, molto famoso, il risotto. Però è fatto in modo completamente diverso da quello a cui siete abituati voi italiani. È un risotto, allora dicono: ah, questo è davvero risotto italiano, però è fatto di un modo diverso. Questo è il brodo, facendo il brodo di pollo, questo è il formaggio, il fornalegna, può passare. Ah, le donne facendo la pasta per la festa, questo è il giorno del pranzo, si pianta un po' di uva, però non si fa il vino. Questa è la fabbrica artigianale, né? La produzione di formaggio artigianale della regione. Può passare. Questa sono io imparando in pratica a fare la pasta. Come le donne mi hanno insegnato, questi sono i primi italiani che sono arrivati a San João del Rei. Può passare? E questo, ho 40 minuti, e questi sono i miei contatti. Muito obrigado. Penso che si sia capito tutto in italiano. Sì, Sì. non ho sbagliato molto. No, 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 si è capito tutto. Complimenti, Odara. Grazie molte. Io direi a questo punto, se ci sono delle domande, di aprire. Non siamo in molti, Chiara, Khalid e Michele. Arrivano i primi messaggi. Chiara ringrazia anche Khalid. Se ci sono delle domande, ovviamente aprite il microfono e fatele pure. Io, se no, poi ne ho una da proporre. Grazie anche Michele. Allora vado io, provo a chiederti due cose. Allora, uno è se l'Orishas in generale è solamente del Brasile oppure anche dell'America centrale? Perché, cioè, da quello, cioè, per chiederti se ci sono delle contaminazioni simili. E l'altra cosa che mi interessava molto è su l'eredità. Degli schiavi, quindi della comunità resistente che avevi citato, se puoi dirmi qualcosa di più su questo. E poi, nello specifico, è arrivata un'altra
Anche Chiara che dice in Brasile sono presenti anche altre influenze di altre regioni italiane, chiede. Sì, ma prima andiamo agli orisciás. Gli orisciás viene prima del Candomblé, che è una religione, ricordando Pierre Véger, un antropologo molto famoso che ha lavorato con gli orisciás. Però quando c'è questa miscela di che vengono dagli schiavi con indigeni brasiliani, è una miscela, perché questa religione Umbanda lavora tanto con gli orisha, che orishas sono africani, tanto quanto le entità indigene della nostra foresta, come i santi, come adesso San Giorgio, San Giorgio, San Giorgio, sì. che per noi è un sincretismo con Ogun, che è un orisha guerriero. Ah, ok. È una miscela, Sì. sì? Per questo che l'Umbanda è una religione brasiliana, perché è fondata qui nell'inizio del XX secolo. Però Ok. c'è questa credi negli spiriti. Ok. Non interessa dove viene gli spiriti, sono della Certo. mano, della foresta, dell'orisciato, è l'energia. Ok. E invece rispetto alla comunità nera, alla comunità resistente che hai citato, Quilombo. quel progetto di ricerca? Qui in Brasile abbiamo quasi 1.000 comunità quilombola. Prima era un centro di resistenza, dove sfuggivano gli schiavi e rimanevano lì in questo posto. Adesso era, come si dice in italiano, clandestino. Sì. Non si poteva vedere, era nascosto dall'autorità. Sì. Sì, e adesso queste comunità sono impoderate, come si dice? Ah, sì, stavo Fa, facendo. sì, e questa comunità è molto interessante perché lì si fa il jongo, danze e canzoni che non esistono più. È un centro di resistenza. E questa feijoada è la più buona del mondo. Immagino. È fantastica, fantastica. Quando la mia bambina, mamma, non voglio mangiare, andiamo al quilombo. Lei mangia tre piatti. Bello. Ma sono tipo Maroons. Sono gli schiavi che praticamente non sono stati liberati, ma sono scappati e hanno creato delle Sì, comunità. Ok, sì. sì. Ok. E poi c'è Chiara Gasperini che chiede se in Brasile sono presenti anche altre influenze di altre regioni italiane. Sì, la regione di Veneto è la più espressiva, penso io, perché la regione, Brasile è molto grande, no? La parte sud. Gli stati di Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, tutti gli immigrati italiani e tedeschi. La maggioranza sì, è veneti, tanto che c'è una lingua che si chiama, ma dai, ho dimenticato, Talian, Ah, che dai. Si parla solo qui. È una lingua sviluppata qui con gli immigranti brasiliani nella regione sud del Brasile.
Però dopo sono venuti gli siciliani, pochi, però in questo primo flusso del 1888 la maggioranza era sì della regione del Veneto. Ok. Dopo, quando nel secondo flusso, 1910, hanno venuto siciliani della regione centrale dell'Italia, però la maggioranza sono veneti. Ottimo, ottimo. Odara, no, io ti ringrazio. Ringrazio anche Chiara. Il nostro tempo praticamente è finito, nel senso che sono le 7, quindi per una questione di video dovremmo terminare di formato video. E io ti ringrazio molto e spero che avremo possibilità di incontrarci, di vederci e Ah di parlare però sì! di queste cose. Sì, quando finirà questa malattia qui, me ne vado. Voglio Ok, viaggiare un po', scappare un po'. È un piacere, vi ringrazio molto per l'invito. Mi scuso per il mio italiano, però. no, farò italiano un burrito Sono bene. molto felice di essere qui per parlare un po' della nostra ricerca. Farò italiano un burrito bene, tutto vostro. Muito obrigada. Grazie molto, Dara. A Grazie. presto. Baci a A presto. tutti. Ciao. Ciao ciao.